Ciao ragazzi, giusto due parole su Parma Catanzaro. Allora, sono andato a vedere al Tardini e loro diciamo che mi viene da ridere, nel senso che cioè, andare a vincere 5-0 all'andata e poi perdere 2-0 in casa dopo che non perdevamo da un anno in casa è veramente imbarazzante. Però diciamo che ormai io dico che caro il mio Picchia, stavolta la fortuna non ti ha sorriso come al solito, ti è andata male e quindi stavolta non ce l'hai fatta. Però allora, abbiamo un culo enorme comunque, quest'anno cioè, è impossibile non andare in Serie A perché tutte le, diciamo, le cose sorridono al Parma, cioè, basti pensare che nonostante che noi abbiamo perso col Catanzaro, ci siamo trovati che le altre hanno praticamente perso tutte. Addirittura il Venezia in casa vinceva 2-0 e è riuscito ad andare a perdere con la Reggiana 3-2. Quindi, grazie agli amici cubici quadrati che diciamo hanno fatto sì che le distanze rimanessero immutate. Quindi, noi, anche se abbiamo perso, rimaniamo primi con un ampio margine. Andiamo a un breve commento sul match. Posso dire che le scelte, diciamo, caro il mio amico Pecchia, sono state un po' imbarazzanti perché allora, quando hai visto che Bonnì non era la sua partita, lo vedeva perfino un cieco, secondo me Charpentier lo dovevi fare entrare prima. Poi si è visto che Benek non faceva un granché, potevi fare entrare anche Mihajla. Cioè, ci stava, voglio dire, stai perdendo 2-0, porco cane, e cosa fa? Fa entrare Ansaldi con un ritardo stratosferico perché Di Chiara stava facendo cagare dall'inizio della partita, si è accorto verso la fine che forse Ansaldi è più propositivo, comunque almeno mette qualche pallone in mezzo, veramente bello, mentre Di Chiara non ha fatto niente tutta la partita. Charpentier in 5 minuti che l'hai messo dentro alla fine, finalmente ti sei accorto che era il caso di cambiare Bonny. In 5 minuti ha fatto vedere di più che Bonny tutto il resto della partita e non ce l'ho con Bonny, nel senso che Bonny è un bravissimo giocatore, però evidentemente soffre le difese chiuse e quindi quando vedi comunque che non è la sua giornata, mettilo in campo prima l'altro attaccante e poi dai il supporto con Mihajla che Benek ormai non ce la faceva più, non aveva fatto molto durante la partita, andava cambiato prima, ma tutti andavano cambiati prima. Ripeto, Di Chiara ha giocato tutta la partita praticamente. Ansaldi me l'ha fatto entrare quando ormai non c'era più un cazzo da fare. A questo cosa si aggiunge? Si aggiunge un Cicizzola imbarazzante che momenti ci fa beccare un altro gol in più che gli è andata di culo perché ha lisciato completamente il pallone in uscita con i piedi e è andata bene che il difensore ha recuperato. Però Cicizzola sicuramente in Serie A più che una sicurezza è una certezza di beccare delle gol e beccare delle papere, una partita sì, una no. La difesa purtroppo, caro il mio Kraus, in Serie A se non ci metti mano siamo fottuti. No, perché siamo fottuti, sembra una parola grossa, ma in Serie B sei in Serie B, ok? E quindi ti basta, ecco, essere un po' meglio delle altre, il livello è quello che è, in difesa anche i vari Osorio, all'oratorio o roba del genere riescono comunque a sopperire, però in Serie A con una difesa così, ragazzi, imbarazzante, due gol presi, veramente, basta buttare un pallone in mezzo, un calcio d'angolo così, rischi sempre di beccare gol di testa o di piede, non ci vanno, cioè non si sa perché, non si riesce mica a chiudere. Quindi io dico che in difesa siamo imbarazzanti, in B ovviamente riusciamo a cavarcela perché siamo in B, ma in A, ragazzi, andiamo in A e in A quella difesa qua è imbarazzante. Quindi io vorrei evitare di trovarmi a, diciamo, a lottare per gli ultimi posti della classifica, lottare per galleggiare, quindi ti chiedo, caro il mio amico Kraus, metti mano al portafogli per la difesa e per il portiere se non mi fate entrare Turk, perché Turk, anche se non è un portiere pronto per la Serie A, sicuramente meglio che Cicizzola che diciamo, è veramente a rischio totale ogni partita. Quindi, fra l'altro, Koulibaly andava fatto giocare, comunque a parte quello lì. Vabbè, che non c'entra niente, però voglio dire anche lui una mancanza, non si sa per quale motivo. Detto questo, ripeto, quindi a Kraus appello è il centrocampo
L'attacco, ok, nel senso che se prendi un bomberone per la A tutto va bene e è meglio, però il centrocampo e l'attacco in Serie A possono comunque segnare a chiunque, nonostante tutto, però c'è un però che la difesa deve supportare la squadra e soprattutto deve essere più solida. Quindi se non mettiamo a posto difesa e portiere in Serie A siamo nella cacca, comunque, per non dire qualcosa di peggio, eh? Perché possiamo avere l'attacco che riesce anche a fare un golletto ogni tanto, eccetera, ma la difesa e il portiere fanno cagare. Quindi, per la A, ok? Quindi, mettiamoci posto difesa e portiere, poi se è chiaro che se mi prendi il bomberone o così sono contento anch'io, però quello non me l'aspetto mica, considerando quello che pensa da un po' di tempo questa parte della società, però diciamo così che il mio pensiero è finito. Nella partita resta il fatto che comunque noi sull'1-0, se facevamo gol con Mena a 3 metri dal portiere, purtroppo l'ha sbagliato, se no era 1-1 dopo poco tempo e a quel punto lì il Parma andava a vincere, ne sono più che convinto. C'è stata una traversa di Somma, ci sono state tante occasioni, però noi non l'abbiamo buttata dentro. Loro invece con 3 palle, 2 gol. Cioè, difesa veramente penosa. Detto questo, io vi saluto e basta, ci sentiamo alla prossima occasione. Grazie a tutti, forza Parma. Ciao!